Salve ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro Kinga e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Stoneblocka. Allora, quello che dovrei oggi pensavo di fare qualche missione, e quindi sicuramente toccherà andare avanti. Pensavo di passare a questo qui. Tu come ti fai? Ok, manca un pezzo. No? Sì, manca un pezzo di redstone e uno di diamante, che si fa abbastanza facile. Fatto poi pure questo sistemino per compressare redstone e diamanti, così da poterli inserire molto molto più facilmente all'interno lì. Intanto sono riuscito a fare il primo redstone singolare, di diciamo ci vorrà un bel po' per fare tutti gli altri. Ok, secondo fatto. E tu con la glowstone? Ok, l'unico che devo cuocere è questo qui. Allora approfitto pure per prendere quel poco di clay che ho lasciato qui per almeno si approfitta in qualche modo per, diciamo, la cottura vera e propria. Ok, in teoria ora come ora dovrei avere tutto. Sì. E ho fatto il crafter. Direi di piazzarlo giusto per capire come. Ok. E quindi direi che possiamo prendere la ricompensa. Quindi il crafter abbiamo fatto. Vediamo se possiamo fare le storage cell. Ok, la prima è quella di un da un K. No, quella è quella creativa. Ok, non sono le due. Quindi costo del vetro. Ok, che cosa mi manca per questo? La redstone. Un altro ultimate furnace. Allora, ora come ora mi conviene quasi mettere da parte un qualche pezzo di redstone, quindi direi di approfittare. Ne faccio giusto qualcuno. Ok, no. Ah, manca l'iron, no? E anche in questo caso me ne faccio giusto. Mi lascio giusto qualche pezzo, quella verrà per sistemarlo. Cremiamo. Ok, ora manca quello da 4K. Dobbiamo fare quello da 4K. E giustamente. Ah, in questo caso ne posso fare altri due. Perché comunque si possono usare questi. No, non volevo fare quello là. Ok, mi manca quello su questo. Che si fa col Circuit Redstone Printed Silicon. Ok, purtroppo questi sono da mettere uno alla volta. Ok, sopra.
quello 2 e 3. La cosa positiva è che ci mettono veramente veramente poco a fare. Ok, degli upgrade. Ah, non volevo fare quello. Questo pensi. Ah no, ok, devo inserire quell'altro. Ok, ho praticamente finito pure il vetro, quello. L'altro. E missione fatta. Vediamo quello da 16K. Ora, sicuramente serve il quartz glass, che però mi manca il quarzo, diciamo, la dust di quarzo. Ok, questo diciamo ci vorrà un po' per fare. Tu cosa sei? Ok, da velocità 2. A dire, intanto questi due che li possiamo lasciare. Questo pure. E ora aspettiamo che ce ne dia qualcuno. Qui intanto sta facendo pure l'oro. E posso intanto, mentre aspetto, prendo giusto un paio di blocchi di coal, così da poterli inserire all'interno. Oh, ossidiana no, grafite no, sono sceso troppo verso il basso. Intanto in questo modo continua a farmare abbastanza. Ok, intanto ho fatto giusto qualche. Blocco in più. Ah, ne devo fare altre. Ok, in totale ne dovrò fare 3. No, perché? Diciamo è la cosa che ci si mette un po' più di tempo a fare è appunto inserire le cose, perché boh, purtroppo va inserita una alla volta. Però fatemi sapere nei commenti se cosa servono questi tre slot qui, perché sono abbastanza convinto che sono upgrade. Ok, solo due ne ho fatte? Tre, in effetti sì, devo fare tre. Cosa mi manca? Non ho visto. Ah, quelli di livello 1 e quelli di livello 1 al centro vogliono il logic processor, che è lo stesso ragionamento. Però con l'oro, se non sbaglio. Sì, esatto. Quindi in questo modo dovrei riuscirne a farne qualcuno in più.
Intanto mentre ne faccio un altro mentre vado avanti. E sto a 3, quindi ora riesco a fare l'ultimo che mi manca di 4K ed infine riesco a fare finalmente quello da 6K, 16K se avessi il calcolator processor. Girarlo. Ok, tu intanto ti sei fatto. Ok, manca giusto l'ultimo. E posso finalmente fare il 16K storage. No, che devo avere l'intero inventario. Ok. E reclamiamo. Ora mi manca quello da 64K, anche se penso che basta prendere uno di questi. Non è, questo è storage disk, che è un'altra cosa ancora, e quindi ahimè non posso craftare. Ok, mi manca veramente veramente tanta roba. Ora intanto a te ti prendo. Ok, mi ha dato veramente parecchia roba, quindi 32 blocchi. Ah, non volevo prendere questo di memoria. Ora, 3 ne serviranno per fare uno di 4K. Quindi solo che a me me ne serviranno per fare da 64 saranno 6, 6, 3 da 16. Per fare 3 da 16, dove sta che lo trovo, per fare quello da 16 servono 3 da 4 e per farne 3 da 4 serviranno 9 di quelli da 1. No, non volevo fare te, quindi diciamo si dovrà farmare abbastanza. Poi intanto devo vedere, mentre farmavo, se ci sta qualche upgrade per gli scriber. No, non volevo fare crafting upgrade. Che vorrei capire. Ok, dell'upgrade. Quindi sicuramente serviranno gli upgrade dell'upgrade. Ok, questo è l'hatchery, Dragonic, Enderaio, che Enderaio non credo sia non penso sia compatibile. Ok, questo dovrebbe essere il penultimo. Neanche della Mega Nismo.
Allora, no, non ne vedo nessuno. Ma voi ne avete messi al contrario. Allora, l'unica magari è vedere. Di cercare qualcosa direttamente nella mod dell'applet. Qui a parte le fase id non vedo altro, anche se devo ammettere che le fase id sono veramente veramente tante. Ok, ora come ora, ok, eccole, qualcosa. Ok, ah, si possono mettere pure al contrario. Buono. Tu che fai? Basic card, advanced card. No. Questa accelera. No, non trovo nulla che ci possa interessare. Ok. Sicuramente dovrò fare questo con la 16K. Ora, dando da quello da uno, un K, direi di farle tutte, mancano dei blocchi di redstone, direi di aggiungere questi qui. Scordalo giusto di tenere questi. Ok, siamo a 13. Ora devo fare quelli da 8, da 4. Ok, giustamente mi manca il vetro. Penso che qui abbia quasi finito. Anzi, non abbia finito. Ok, quindi giustamente 48 penso che possano bastare. Ok, 4. Ora devo fare quelli da 13, da 16 e ne devo fare altre perché per fare quello da 64 servono 4 da 16. E quindi mancano ancora quelli da 4 e quindi quelli da 1. Tu come li fai? Describer con loro. Ok, quindi un po' di oro ce lo dovrei avere. Ok, intanto approfitto, metto lo stack d'oro lì dentro così si continua a farmare. Ora devo ricordarmi qual è quello d'oro dove l'avevo messo, eccolo. Direi che magari potremmo fare un altro inscriber. Ok, ho tutto.
Ora, penso che questo possa andare qui avanti. Ok, ne ho fatti per il momento 5. E devo sicuramente prendermi un paio di pezzi di redstone. Così mentre questi qui si fanno, io continuo a farmarne qualcuno e in questo modo si riesce a essere molto molto più rapidi. Quindi ne ho fatti 13 e con quei 13 sono riuscito a farne uno da 16. Quindi dovrò fare e me ne è avanzato uno, quindi sicuramente dovrò farne, sono gruppi da 12, quindi sicuramente dovrò farne almeno 20, altri 24. La stessa cosa vale per questi altri. Ok, intanto stanno a 2, mentre questo si farma. Fatto, poi l'animazione quando si chiude per unire è molto molto carino. Poi una volta fatto questo, ok, abbiamo finito quel ramo. Ok, ok, quindi mettendole vicine si riescono tranquillamente a fare. Ora vediamo quelli da 1K. Ok, perché ricerca lì dentro. Ok, sto a 12. Ora dovrei riuscire a farne qualcun'altra. Ora. Ok, e la cosa va bene perché si riesce ad automatizzare un pochino. Forse con questo crafter in qualche modo si riesce a automatizzare un po' la cosa. Ok, intanto quelli sono giustamente sono finiti. Ok, quello da 4 l'ho fatto. No, non voglio quello fluid. Voglio quello quest'altro. Ok, ne devo fare uno da 4. Un altro da 4. Che quello da 4 si fa con 3. E io ne ho uno. Ok, in teoria avrei quello che mi manca. Ok, i miei due tanto allora posso posare praticamente tutto e quindi posso fare l'ultimo da 16 e finalmente quello da 64. Ah, uno già ne avevo? Ah, quindi lo potevo fare perché ce l'avevo perché. Quanti ne ho questi? Ah, ne ho una decina in pratica. Ok. No, non volevo prendere qua. Tu, che ti è successo? Ah, ok, era solo un'immagine. Ok, cosa mi ha dato?
Ah, ok, quello sì, cioè, sì, il touch. Ora vediamo un po' da che parte potremmo andare avanti. Ok, non è plastica né machine case né niente. E mi manca il legno che però mi basta andare di qua. Prendere giusto uno stacca. E il machine case, diciamo che stiamo a posto, quindi riusciamo a averne uno stacco. Jess, stessa cosa, non dovrebbe essere un grosso problema, perché usando comunque uno stack di legna se ne fanno parecchie. Ok, e quindi manca solo la plastica. Tu come ti fai? Quello factorizer, no, delle rubber essence non credo di averne. Ok, te li posso fare però. Tre, ok, cosa manca? L'iron gear. Ne faccio giusto qualcuna per stare tranquillo. Ok. Questo prende energia e dall'energia che prende, mettendo l'acqua e l'adex, dà la possibilità di fare. Ok, quindi a quanto pare quello migliore per formare sembrerebbe essere questo. Ne faccio 8 perché diciamo che è abbastanza lento, quindi fare in questa maniera. Ok, perché me li metti storti? Ok, darsi in questo modo decido a metterli meglio giusti, no? Ok, a quanto pare sembrerebbe ci sono riuscito. Ed ora in questo modo, prendendo la legna, ragazzuoli, è passato un po' di tempo dall'ultima clip, intanto ho formato i dry rubber, qualcuno già l'ho cotto, anche perché ho fatto questo mini sistema, in questo modo si riesce a essere un po' più rapidi, a parte che non so il perché, ma si bugga nel fluid art vedendo la lava. Non chiedetemi il motivo, però comunque ora ho più di uno stack di plastica. Ora,
Se non sentite più il rumore del jetpack, è perché sono passato momentaneamente dall'altra dimensione per farmare un poco e non ho, ogni volta cambio dimensione, non so il perché. Diciamo, in qualche modo mi si bugga il jetpack. Ok, tu sei pieno, l'altra volta. Quindi direi di...